Nell'ambito dell'undicesima edizione di Orientarsi a Roma 3 Scopri il tuo futuro, la Facoltà di Economia della Terza Università Romana ha presentato la propria offerta formativa agli studenti delle scuole superiori. Perché scegliere questa facoltà? Ma economia in generale a livello nazionale è una facoltà che assicura una formazione adeguata alle esigenze del mondo di oggi, che è multidisciplinare, ha una serie di sbocchi possibili e quindi presenta ampie possibilità sul mercato del lavoro, ecco. Poi in particolare economia a Roma 3 è perché è una facoltà, credo, che gode di una serie di vantaggi rispetto ad altre, ha un corpo docente qualificato ed ampio, quindi garantisce un buon rapporto docenti-studenti, è una facoltà nuova, quindi con attrezzature e spazi adeguati per lo studio e per lo svolgimento della didattica, e quindi ha una serie di vantaggi che consentono, credo, agli studenti di studiare bene, insomma, ecco. Ci sono test d'ingresso e come sono strutturati? Sì, la facoltà di economia è a numero chiuso, quindi è previsto un test di ammissione nel quale ci sono 45 quesiti a risposta multipla. Alcuni di questi quesiti riguardano un brano con domande sulla comprensione di un testo, e altri invece sono domande logico-matematiche. È comunque un test fattibile, quindi con una preparazione adeguata si supera senza problemi. La Facoltà di Economia Federico Caffè si caratterizza per un articolato e complesso numero di discipline che consentono di dotare gli studenti degli strumenti necessari per farsi strada nel mondo del lavoro. I principali rami della facoltà si riconducono fondamentalmente a studi di tipo aziendale, economico, giuridico e quantitativo. Come è organizzato il corso di laurea? Per quanto riguarda le lauree triennali, sono previsti due percorsi, il corso di laurea in economia e gestione aziendale e il corso di laurea in economia. La differenza sostanziale è che per quanto riguarda il primo, si studiano principalmente materie di contabilità, ad esempio bilancio sociale o economia aziendale, mentre il secondo, il corso di laurea in economia, è un corso più teorico, quindi per chi è interessato più a materie come economia politica e quant'altro. Ciò non toglie che i due corsi prevedono gli stessi esami al primo anno, quindi c'è l'opportunità di effettuare un passaggio qualora poi ci si renda conto che non si è scelta la strada più adeguata per sé. Quante e quali sono le possibilità per studiare all'estero? Ci sono molte opportunità per studiare all'estero, a partire dall'Erasmus che tutti quanti conosciamo, o anche il progetto Leonardo e soprattutto con una facoltà come economia, che quindi ci sono mille opportunità dalle banche, dalla borsa o anche i ministeri o organizzazioni come l'ONU, ci sono veramente un'infinità di opportunità. Quali sono gli sbocchi professionali di questa facoltà? Ma come accennavo prima, gli sbocchi sono molteplici, vanno sia dal settore privato a quello pubblico, e nel settore privato diciamo, in tutte le direzioni, perché, come dire, di un economista o di un contabile o di un esperto di gestione di risorse umane o appunto di un amministrativo hanno bisogno tutti, insomma, ecco. Quindi in questo senso la facoltà offre una possibilità di occupazione estremamente ramificata, pervasiva.